Allora, io vi saluto, ho avuto questo compito di inaugurare la serata e di aprire la presentazione del libro di Giovanni Sacco, Tutta colpa dell'euro, con punto di domanda che va ovviamente dichiarato, perché altrimenti il senso del tutto si rischia di perdere e chiaramente il mio ruolo è qui particolare, nel senso che io conosco Giovanni da parecchi anni in un contesto completamente altro da quello lavorativo e da quello che immagino essere il contesto dove le altre persone qui presenti lo hanno frequentato e conosciuto nel passato, perché insegno letteratura italiana moderna e contemporanea. E tra le mie attività extra, diciamo, amatoriali, insegno in vari luoghi facendo dei seminari a persone molto interessate a discorsi di ambito teatrale o letterario, e Giovanni è un frequentante più che assiduo e silenzioso, si mette all'ultima fila, prende appunti, però dopo un po' di tempo ha individuato in lui come dire, un allievo che celava un passato misterioso e sicuramente molto, molto affascinante. Quando mi ha dato questo libro da leggere, ho iniziato a intuire un Giovanni diverso da quello che conoscevo io, e ho capito già dal titolo che c'erano due piani di lettura chiaramente dietro queste sue storie. Due piani di lettura che credo i miei vicini rappresentano insieme a me, nel senso che chiaramente si tratta di una raccolta di racconti. Io sono qui appunto nel ruolo di colei che può darvi un quadro letterario su quanto Giovanni ha scritto, ma poi il senso più profondo e quindi l'altro livello di lettura è sicuramente connesso a un Giovanni che io ho scoperto tra le righe e che è connesso alla storia dell'euro e alle vicende economiche e finanziarie dell'Italia negli anni scorsi. E quindi sicuramente credo che poi il discorso e il dibattito verterà anche e soprattutto su questo quesito che Giovanni ci pone dal titolo, sul ruolo appunto dell'euro, del cambiamento della nostra moneta e di come i luoghi comuni e di come la televisione, spesso con messaggi molto banalizzanti, abbia gettato discredito su una delle manovre più importanti, credo, del nostro recente passato. Ma ripeto, io qui sono la persona meno adatta ad affrontare questi temi, quindi taccio e poi passerò la parola a chi ne sa molto più di me. Per quanto mi riguarda, viceversa, chiaramente quello che a me è interessato è il livello di lettura primo, cioè quello che il testo, in quanto raccolta di racconti, mi si presenta come studiosa di letteratura e quindi amante di lettura. E sono stata incuriosita innanzitutto dalla struttura, dall'orchestrazione di quest'opera, un'opera che è composta, come avete visto se li avete letti o se vi accingete questa sera a leggerli, dato che è una piacevolissima lettura, ovviamente la consiglio a tutti coloro che ancora non l'hanno affrontata. Si tratta di 9 brevi racconti. La scelta di Giovanni è stata quella della forma breve, una forma che è molto, molto frequente nella letteratura contemporanea. Si dice anche perché forse oggi abbiamo poco tempo per leggere romanzi storici come si usava nell'Ottocento, quindi la forma letteraria si è molto snellita, o forse perché, questo credo che sia più il senso di Giovanni, scegliere tanti racconti brevi e unirli in una raccolta significa dare tanti spaccati diversi di una realtà.
che ogni protagonista chiaramente può incarnare. Quindi se uno scrive un romanzo sceglie un unico punto di vista, un unico protagonista, no? E lo segue nel suo percorso di vita, affrontando il mondo con tanti tagli diversi, abbiamo una varietà molto, molto particolare. E quello che è interessante della scelta, ovviamente, è anche il luogo della narrazione, che accomuna un po' tutti i racconti, tranne alcune eccezioni, cioè la Roma che noi tutti conosciamo, la Roma che noi tutti viviamo, probabilmente amiamo nelle sue difficoltà. E Giovanni, questa Roma un po' caotica, magmatica, anche racconta la vita quotidiana di lei, in tanti piccoli protagonisti. Allora, il primo elemento che a me era saltato agli occhi leggendo, e che poi con gli altri relatori stavamo commentando poco fa, è che sembra che Giovanni abbia voluto creare tanti personaggi altri da sé, diversi da quello che Giovanni ovviamente è, ma che guardano la vita in maniera molto, molto banale, molto riguardata alla semplicità delle piccole cose, come per dirci che proprio facendo vedere le pagine del libro tante persone che sono diverse da noi, che vanno al mercato a comprare le mele, anzi la pesca gialla, e che stanno lì a discutere sul prezzo della pesca, è poi un modo per raccontare un'Italia molto sfaccettata, un'Italia molto complessa, un'Italia che spesso noi anche ignoriamo di conoscere, che non ci appartiene, un'Italia di tante persone nubili, modeste, di donne malute, molte che si sentono tranquilli o che sono gelosi o che litigano tra di loro per delle banalità di vita quotidiana, e forse proprio dalla quotidianità di tanti gesti, di tanti fatti, delle diverse storie, poi si può riflettere viceversa su dei concetti molto più alti, su degli interrogativi che poi sono quelli che guidano un po' il filo rosso di questi fatti. Allora, in pratica quello che io ho notato come sintesi complessiva di questa sfaccettata visione del mondo è un po' incarnata nel sottotitolo di Umanità all'opera, che tracce di vita umana nel tempo fantareale e incerto. Quindi un po' l'idea di... Non si sente? No, è solito parlo anche troppo forte, allora se devo bassa forse si più vicino. Dicevo che il sottotitolo Tracce di vita umana nel tempo fantareale e incerto vuole dare un po' il contesto di questa Italia che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, no? Un'Italia fantareale, vedi, con questo miscuglio tra ciò che la televisione, i media ci vogliono far credere che sia, e poi quello che realmente la realtà è, un tempo incerto, e questa è un po' l'incertezza anche della situazione politica, della situazione mondiale, oltre che italiana, però è tutto raccontato appunto attraverso delle tracce, quindi dei frammenti di vita che questi diversi personaggi, che vanno dal cittadino istruito al contadino, dal marito geloso, la moglie offesa, al professore d'orchestra, al ragazzino tredicenne che ricordava molto mia figlia, che ha a che fare con un planeo, dai consumatori appunto di pesche, del racconto che dà il titolo alla raccolta, al marinaio, a vari personaggi appunto molto diversi tra di loro, che parlano un linguaggio semplice, un linguaggio di vita quotidiana, e che poi viceversa vogliono portare dei messaggi più ampi, che sono questi messaggi che appunto, dicevo, io ho intuito essere i messaggi che dava un narratore molto più colto, più istruito, molto più interno alla vita politica, alla vita di un'Italia che faticosamente avanza in un'Europa che ha creato l'euro,
e appunto un narratore che voleva dare attraverso questa vita quotidiana dei messaggi di riflessione. Quindi credo che Giovanni abbia voluto, con questo punto interrogativo tra parentesi del titolo, che vuole far vedere la banalità dell'uomo comune, che qualsiasi nostro guaio è legato all'euro, Giovanni abbia voluto far riflettere su tutta una serie di questioni della nostra realtà contemporanea. Arrivato il microfono, ho finito il mio discorso, mi sembra veramente perfetto. Quindi prima di passare la parola agli altri relatori, che Giovanni saprà presentare meglio di me, volevo viceversa fare qualche domanda all'autore, perché chiaramente prima di entrare poi nel vivo del discorso più profondo appunto del libro, io ero interessata a capire questa vena letteraria, quando era nata in Giovanni, come erano nate in lui queste storie e come un narratore possa immaginare questi personaggi così diversi da sé, quindi come nella mente del narratore possano essere nate queste storie, questi fantasmi, direbbe Pirandello, dato che lui mi segue all'Istituto Pirandelliano, dove facciamo lezioni nella stanza dove Pirandello appunto scriveva, e il mio caro Pirandello diceva che lui non è che pensava, si inventava i personaggi, ma in realtà nel suo salone questi personaggi arrivavano come se fossero delle persone e gli raccontavano le loro storie. Quindi Pirandello voleva come dire che un narratore non inventa niente di per sé, ma semplicemente incontra nel mondo della fantasia dei personaggi che raccontano all'autore la propria vita, i propri casi, diceva lui, banali della vita quotidiana, e poi il narratore non è altro che un medium, colui che attraverso la penna mette per iscritto, e quindi, dice la Pirandello, dà vita ai personaggi della fantasia. Allora mi piacerebbe, immaginando di stare a casa Pirandello, dove con Giovanni ci incontriamo, ecco, capire come questi personaggi siano apparsi alla fantasia di Giovanni e gli abbiano raccontato tutti questi spaccati, questi frammenti di vita quotidiana che, come tutte le tracce di vita umana, hanno il loro carico di significato, perché rappresentano un po' gli interrogativi che tutto il popolo italiano, romano, nella particolarità dei casi, si pongono. Allora, Giovanni. Grazie Miriam, come al solito. Tu sei sempre molto generosa nei tuoi commenti. Ti ringrazio tanto, come ringrazio i miei amici Augusto e Giuseppe. Ti volevo dire, il libro è nato in un modo molto semplice. Mio nipote di 15 anni mi ha chiesto, dice: nonno, ma che cos'è l'euro? In realtà il libro è dedicato proprio ai miei due nipoti, a lui e all'altra, che stanno tutte e due a Milano. Allora, non è facile rispondere a una domanda del genere a un ragazzo di 15 anni. Poi è una domanda che, un interrogativo che mi ha agitato per parecchi giorni. Poi, siccome io ho tempo libero, mi diverto ad andare in giro per Roma, e Roma è una miniera di volti umani, una miniera di storie celate che basta solo saper acchiappare per riuscire a entrare nel vivo delle questioni. E poi a un certo punto, ve ne siete resi conto tutti quanti, anzi ce ne siamo resi conto tutti quanti, la nostra vita viene condizionata da molti luoghi comuni, molte banalità che, a furia di dire, buttano praticamente giù tutto il nostro modo di essere. Ma è possibile? Io mi sono chiesto una cosa del genere. Non è possibile, perché in realtà la nostra vita è fatta di tante piccole cose, gesti di lavoro, generosità, piccolezze,
Certo, siamo uomini tutti quanti, quindi questo è un discorso che non può essere dimenticato né messo in un angolo. E un giorno in Piazza del Popolo vedo una mostra sbalorditiva. Mezza piazza era coperta dai soldatini ricavati con degli avanzi scarti di computers. Il discorso, io rimasi un po' agghiacciato. Allora ho guardato quella volta, ma che significa questo? È un avvertimento per noi, per dire state attenti dove andiamo, perché quello è l'obiettivo che vi aspetta, che farete quella fine? Allora dentro di me è cominciato a mettersi in movimento il meccanismo di ricerca che porta a scoprire ciò che a prima vista non si vede. E se voi vedete sulla copertina del libro, come già ha detto lei, c'è la foto, una piccola foto in ridotta, di quei soldatini lì, e con la dizione tracce di vita umana nel tempo fa andare all'incerto. Allora, per poter raccontare, per poter cogliere qualcosa di umano, di vivo che c'è in questo ambiente, devi cercare di avvicinarti il più possibile alle cose semplici. Allora, io vivo, come voi tutti sapete, a Ponte Milvio, che è la fa da padrone in questo libro Ponte Milvio, che è una zona di Roma che ha segnato molti fatti storici della nostra civiltà. È inutile dirlo, di negarcelo, dall'antichità ad oggi. Oggi è diventato uno dei punti di esposizione di nuove idee, di nuovi eventi, di nuovi personaggi. A un certo punto lì mi sono trovato con la bolla del Grande Fratello, che meno male è durato solamente 2 giorni. Poi ci siamo trovati con dei personaggi di carta, anzi di carta pesta, di tutti i colori, di tutte le forme. Non potete immaginare quello che si vede, cioè spariti i lucchetti, hanno fatto sparire i lucchetti, che in fin dei conti poi i lucchetti erano un altro che dei simboli d'amore, né più né meno, molto semplicemente. Spariti i lucchetti, Ponte Milvio però è rimasto lì. E quindi la vita ci si svolge, di modo che nel libro sono colti, come dire, dei momenti un po', una vita molto semplice, che si svolge sia di qua di Ponte Milvio che al di là. Praticamente è costruito in questo modo. C'è una voce narrante, chiamiamolo la voce narrante fuori, c'è un personaggio principale che è un uomo qualunque, un nessuno, il quale si pone questo problema che dice praticamente perché devo appendere tutti i guai nostri a quel gancio del tutta colpa dell'euro che sento in giro dappertutto, ma è possibile? Non è possibile. Allora l'idea è stata quella di riuscire a cogliere il senso per costruire un libro che possa raccontare, perché è inutile, i proclami non servono, né? Ce ne abbiamo tanti, battibecchi vari non servono più. Se si vuol cogliere qualcosa bisogna arrivare al cuore dell'uomo, alla nostra umanità. Quindi nel libro ci sta un protagonista che è un cittadino qualsiasi, il quale si trova sbaraccato in un tempo fantareale, fantareale perché è fantastico. Quella copertina, quella foto vi fa capire che c'è qualcosa che non va. E nello stesso tempo incerto, perché la realtà è quella che è.
a Roma, dov'è? A questa Roma, Roma del libro, la Roma è un luogo dell'anima praticamente, è la Roma interiore, è la Roma che ognuno di noi può vivere, può riguardare. Allora il protagonista che fa? Decide di scoprire se sia vero o falso il luogo comune che intitola il libro. E che fa? Si mette in giro per Roma. E allora si imbatte i personaggi maschili e femminili di cui vi ha accennato la professoressa Miriam. Che fa allora? Praticamente perché sono costruiti così quei 9 racconti? Sono costruiti perché servono a indicare il percorso, sono le tappe del percorso di questo personaggio. Il personaggio si rende conto, trova tanti motivi, tanti scintilli di riflessione, però arriva anche a alcuni episodi molto conclusivi, che nonostante tutte le diversità, tutte le scorrettezze o anche tutte le bontà di cui si è imbattuto, alla fine c'è solo un sistema per poter vivere, sopravvivere e capire. Avere un'orecchia di pasta di pane, cioè molto morbida, attenta, aperta, conclusiva, e avere praticamente il coraggio di dire la verità e la concretezza. E ciò sono due racconti che sono, insomma, abbastanza, quello dell'orecchia di pasta di pane è un racconto praticamente che esprime molte esperienze anche personali, evidentemente, questo è logico, no? Si svolge un po' in Egitto, un po' in Badanoia. E l'altro è praticamente quello di saper affrontare e dirsi la propria responsabilità, la propria verità nel teatro di Petra. In questo modo praticamente è vero che il percorso del libro è tutto un percorso problematico, pieno di interrogativi, però arriva a una conclusione. Quindi sinceramente poter fare questo significa, ecco, cogliere gli aspetti molto ma molto più semplici. Come dicevo poco fa, dietro un battito di foglie ci può essere una storia. E quindi a sto punto non saprei più che dirvi, poi dopo dipenderà anche dai miei amici, di quelle loro osservazioni, anche da voi, se fate delle osservazioni potrò rispondere. Grazie dell'attenzione. Allora sta a me dare la parola, anche se non mi sento all'altezza, Giuseppe Maresca, e poi sentiamo l'altro punto di vista. Grazie, buonasera a tutti. E devo dire che è stata la telefonata di Giovanni Sacco che mi ha chiesto di essere qui questa sera, è stata una piacevolissima sorpresa. Erano qualche anno che non ci sentivamo e sono venuto con grande piacere questa sera qui. Naturalmente cercherò di dare alcune impressioni della lettura di questi racconti, impressioni personali naturalmente, e poi naturalmente alcune osservazioni sugli aspetti, non dico tecnici, insomma, ma un pochino più agganciati alla questione dell'euro. Ecco, la prima cosa che mi ha colpito è che ho visto Giovanni con un'enorme lente di ingrandimento. Cioè lui guarda sostanzialmente la realtà attraverso questa enorme lente, gli fa vedere le piccole cose, gliele fa ingrandire e riesce a captare appunto con questa sua lente tutti i piccoli contrattempi, gli incidenti, le piccole preoccupazioni che sono, è stato detto naturalmente, parte della nostra vita quotidiana e che spesso, forse direi troppo spesso, ci passano un po' inosservate o ci facciamo il callo o diciamo sempre le solite cose, eccetera. E invece lui riesce in qualche maniera a
presentarcele, e abbiamo i suoi personaggi che ci sfilano davanti: Nino Ombratico, che invisa al paese dei genitori, Giorgio Sembroni, che ha ricevuto questo biglietto anonimo che paventa corna, abbiamo Giovanni, il professor Giovanni, e la signora Giulia, che non riescono a comprare le giallone e le zucchine, Fabrizio e Elena, che litigano per un film, e infine Maria Rosaria e Teodoro, che banalmente in qualche maniera si fanno coraggio a vicenda e riescono in qualche maniera a dichiararsi. Ecco, quindi sono tutte cose piccolissime, e questa lente di ingrandimento è la sensibilità straordinaria del nostro autore, dello scrittore, che appunto che da questo riesce a tirare fuori dei sentimenti grossi, enormi, direi delle cose cui francamente oggi come oggi siamo anche poco abituati. Ripeto, viviamo in un'epoca forse di grossa indifferenza, le cose sono troppe, ci si affastellano, eccetera, e perdiamo di vista appunto queste cose importanti, ma non il nostro autore appunto. In questi racconti lui si concentra sulle piccole gioie e i piccoli dolori della vita di tutti i giorni e delle persone comuni, quello che vivono in un microcosmo che è Ponte Milvio e dintorni, sostanzialmente. Ora, questo è quello che io ho letto, diciamo, in questi racconti, e poi naturalmente c'è quello che conosco, cioè il mio collega Giovanni Sacco, mio collega più anziano, nel senso più anziano di anzianità di servizio, di cosa a cui ho imparato poi tantissime cose, e lui non è stato un uomo banale, non è stato un impiegato del ministero alla Fracchio o alla Fantozzi oppresso dalla burocrazia, e lui nella sua vita ha fatto cose importanti, soprattutto in un periodo in cui le cose estere non erano importanti, non erano giudicate importanti, si guardava soltanto agli aspetti nazionali, anche la politica in questo naturalmente. Si pensava che l'Europa fosse soltanto una discussione sui prezzi agricoli o sulle quote latte. Lo ricordo, sì, questo. E in questo Giovanni Sacco, Augusto, naturalmente, e pochi altri si sono trovati a prendersi le proprie responsabilità, a prendere decisioni importanti, a negoziare per l'Italia cose importanti, e questo, diciamo, un altro piglio rispetto ai personaggi che oggi ci presenta. Quindi la seconda cosa di cui sono stato colpito è appunto questa totale diversità dei personaggi dei suoi racconti con la figura dell'autore. E quindi mi sono domandato, chissà se un prossimo libro ci vorrà invece raccontare le storie eroiche, diciamo, di questi fatti, di questi anni. Ma questo è un altro discorso. E questo però mi porta al terzo punto, che naturalmente è incentrato poi sul racconto che dà il nome alla raccolta, Tutta colpa dell'euro. E questo perché quando me ne ha parlato io pensavo, ha scritto un libro tecnico, invece naturalmente guardandolo mi sono accorto subito che era un libro di racconti, e anche questo racconto lui ha avuto la capacità, che trovo veramente straordinaria, di raccontare una cosa che lui ha vissuto, di cui è stato un protagonista, con gli occhi di un personaggio completamente diverso da sé. Cioè il personaggio comune, il professor Giovanni, strano questo nome che coincide, e la signora Giulia, i quali si preoccupano di piccole cose, le percocche e le zucchine che non riescono ad acquistare, e danno la colpa all'euro e magari ai commercianti, eccetera, eccetera. Ora, in tutto questo, cosa ho trovato straordinario? Ho trovato questo. L'euro, voglio dire, noi in qualche maniera non possiamo parlarne perché siamo stati parte di questa cosa. Certo, non l'abbiamo deciso noi a livello politico, però poi ci abbiamo lavorato, lo condividiamo completamente, riteniamo che sia una scelta assolutamente necessaria, corretta, eccetera, eccetera. Però questo racconto ci dice che non è indolore. Non è indolore perché? Perché l'euro ha comunque, voglio dire, rappresenta un cambiamento.
e questo cambiamento va a colpire poi le piccole abitudini, le sicurezze personali, diciamo, di chi ha una vita normale, di gran parte della popolazione alla fine, la quale appunto abbandona la lira e non sa bene come il momento di passaggio, si trova i prezzi che salgono e non sa come gestire questa cosa, eccetera. E soprattutto, e Giovanni lo dice mirabilmente, ha l'umiliazione di non riuscire a comprare le percocche e si arrabbia perché non può comprare le zucchine. Ecco, allora, queste cose che poi alla fine sono importanti per la gente, secondo me danno anche un po' una spiegazione del perché poi, nonostante, ripeto, la scelta dell'euro sia una scelta assolutamente necessaria, non solo corretta ma assolutamente necessaria, ecco, del perché poi questo vociare raccoglie tanto supporto. Grazie per il tuo libro, Giovanni. L'intervento di Giuseppe Maresca ha fatto capire alla sottoscritta quel Giovanni che immaginavo fosse celato tra le tracce di vita umana, e passo la parola ad Augusto Zodda per avere anch'io altre informazioni molto più tecniche. Grazie. Come ha detto la professoressa Trevisan e come anche ha confermato il dottor Maresca, anch'io devo dire ho avuto un po' un senso di sorpresa quando ho letto questo libro, perché mi aspettavo degli accenni, una rievocazione anche dell'attività internazionale che abbiamo svolto poi insieme per tanti anni, anche con Giuseppe Maresca, e Giovanni sa benissimo quanto ci siamo dedicati a questi aspetti. E devo dire che invece ho trovato così interessante questo sforzarsi di presentarci un mondo così complesso come quello romano, e in un modo così rapido, così stringente come quello, diciamo, che mi ricorda in qualche modo degli autori americani tipo Raymond Carver, cioè storie brevi, messaggi precisi, messaggi psicologici, dialoghi serrati. E questo mi ha interessato molto, perché ho trovato che ci fosse un po' un contrasto con quello che invece Roma certamente non ha il cinismo amaro delle coste californiane, insomma, come quello che possiamo immaginare nei libri di Carver, ma invece c'è il calore dei romani, come ha detto anche Giuseppe Maresca e come l'autore stesso ha confermato. C'è la signora che protesta al mercato perché non può comprare le zucchine al prezzo di prima, e c'è chi poi si lamenta per come il cinema presenta Roma. E questo credo che sia uno dei punti che mi ha interessato di più, perché secondo me c'è un filo conduttore nei racconti di Giovanni, che è quello della realtà da una parte e della presentazione della realtà dall'altra parte. C'è una distanza che deve essere colmata, una distanza che si vede che poi non è mai veramente colmata. Nel cinema è evidente, chi non ha discusso sulla grande bellezza, tutti hanno detto ma non siamo così a Roma, è vero, non siamo così, però in parte siamo anche così, e nel cinema un minimo di provocazione è sempre interessante. Io lo posso accettare nel cinema un discorso di questo genere. Quello che non riesco più ad accettare è soprattutto invece
questa rappresentazione della realtà a volte manipolata sia nella politica sia in economia, che è quello un po' che sta succedendo in questi anni. E direi che il racconto dell'euro, sull'euro, che caratterizza un po' il romanzo, insomma, il libro di Giovanni, è significativo da questo punto di vista, perché l'euro è stata un'iniziativa di grande respiro, un'iniziativa portata avanti da giganti come Delors, come Verrier, come Kohl, e che noi italiani abbiamo sposato in pieno. Infatti non si può non ricordare il contributo che ha dato Guido Carli a un'impresa come di questo genere, ma non solo Carli, Andreotti, Prodi, Padoa-Schioppa, questi sono personaggi che hanno dato moltissimo nella creazione dell'euro. Noi, come funzionari, come ricordava anche Giuseppe Maresca, abbiamo messo il nostro mattoncino, però insomma devo dire non abbiamo deciso le cose essenziali. E quali sono poi i vantaggi dell'euro? Perché tutti ne parlano, come diceva anche Giovanni, ne parlano anche con degli slogan, ma i vantaggi dell'euro vanno un po' chiariti. Ci sono dei vantaggi che sono apparsi immediatamente ed erano evidenti anche subito, ma ci sono degli altri vantaggi che noi ci aspettiamo nel lungo termine, nel medio e nel lungo termine. E alcune di queste cose sono già state realizzate. Se noi pensiamo a quello che ci aspettiamo, già vediamo che la coesione delle istituzioni nella Unione Europea è stata certamente rafforzata con la creazione della Banca Centrale Europea, e questo era uno dei punti era uno dei cardini sul quale si basava tutta la costruzione. E la Banca Centrale Europea è un elemento essenziale in questa fase dell'economia internazionale, perché sta dimostrando di avere gli strumenti e di aver raggiunto la maturità istituzionale per influenzare moltissimo l'economia internazionale. Forse voi non avrete approfondito gli interventi della Banca Centrale, che sono quelli del quantitative easing, cioè la iniezione di liquidità nel sistema per far ripartire la crescita. Questo è uno degli aspetti tecnici che poi magari possiamo anche approfondire, però questa era una delle cose che ci aspettavamo dalla creazione dell'euro e che si stanno piano piano realizzando, e ci aspettiamo qualcosa anche di più, perché ci aspettiamo che le istituzioni della comunità e anche politiche dell'Unione Europea vengano rafforzate sempre di più e che l'euro sia un veicolo per rafforzare queste istituzioni. E questi sono, diciamo, gli obiettivi di medio e lungo periodo. Ma quali sono i vantaggi pratici immediati che sono stati realizzati? Pensate soprattutto a come era la struttura dei cambi in Europa prima dell'euro. Ogni paese aveva la sua moneta e c'erano dei costi di operazioni quando si cambiava tra le varie monete che erano importanti, per cui l'aver realizzato una moneta unica ha eliminato tutti questi costi e certamente ha favorito il commercio tra i paesi dell'Unione Europea. Un altro vantaggio importante, pensate un attimo alla inflazione che avevamo negli anni 80 e negli anni 90, era un'inflazione a doppia cifra e tutti eravamo sempre preoccupati dall'importanza di questo fenomeno, e questo praticamente è stato abbattuto dall'euro. L'inflazione è stata praticamente quasi azzerata dall'euro.
Questo che cosa ha comportato? Ha comportato una difesa migliore dei salari, delle pensioni e quindi un vantaggio anche dei risparmi, perché questi valori sono stati mantenuti attraverso l'introduzione di questa nuova moneta. Poi pensiamo ai tassi di interesse. Quando c'è inflazione bassa, i tassi di interesse sono bassi. E allora il discorso riguarda anche il tesoro. Perché riguarda il tesoro? Perché noi siamo un paese con un grande debito pubblico, un debito pubblico enorme, 2.200 miliardi che tutti sapete, no? Su questo debito paghiamo degli interessi. Allora, se gli interessi sono alti, ovviamente il bilancio dello Stato soffre. Se invece sono bassi, come è successo con l'euro, il bilancio dello Stato ha dei vantaggi. Però si dirà, certamente questo è vero, ma noi continuiamo ad avere un bilancio pubblico che è in sofferenza. Ma questo perché? Perché le spese correnti sono troppo elevate, perché continuiamo a pagare degli interessi elevati e che non c'è spazio poi per una politica di stimolo all'economia che ci dovrebbe essere per far ripartire gli investimenti e per dare respiro alle imprese. Allora tutto questo noi ce lo aspettiamo, l'abbiamo in parte realizzato con l'euro, ma ci aspettiamo che i vantaggi piano piano si realizzino sempre di più e che l'economia riparta e cresca in modo più consistente rispetto a quello che avviene in questo periodo. Ma perché, e ci chiediamo a volte, no, noi continuiamo ad avere un'economia così fragile, continuiamo ad avere questa disoccupazione così elevata, nonostante l'introduzione dell'euro? È questo che ha dato in parte lo spazio a quelli che l'hanno criticato, perché molti hanno pensato che la recessione che l'Italia ha attraversato in questi ultimi anni dipendesse dall'euro. In realtà non è andata così. È successo nel 2008, e forse molti di voi si ricorderanno, la famosa crisi finanziaria degli Stati Uniti, della Lehman Brothers. Questo ha scatenato una serie di fenomeni per cui nel mondo, in un mondo ormai interdipendente, quando succede qualcosa negli Stati Uniti, adesso quando succede qualcosa in Cina, tutto il mondo ne risente. Il mondo ha risentito dei due o tre anni che questa crisi finanziaria scatenata dal fallimento della Lehman Brothers aveva prodotto negli Stati Uniti. Questa recessione poi si è propagata all'Europa e quindi noi abbiamo avuto un periodo in cui sarebbe stato molto difficile fare di più in termini di crescita e di occupazione. Certo, poi ci sono i problemi strutturali nostri, l'inefficienza della pubblica amministrazione, della giustizia, l'eccessiva tassazione che soffoca l'attività economica, ma questi sono tutti fattori concomitanti che poi chiaramente vanno a determinare la situazione che abbiamo adesso, di una crescita che ancora è un po' lenta. Tutti questi fenomeni hanno comunque scatenato una campagna mediatica contro l'euro assolutamente ingiustificata, e questo episodio che è narrato da Giovanni nel suo libro, questo racconto sul mercato del trionfale, è uno degli esempi del come si forma l'opinione pubblica in merito a certi strumenti di politica economica, in questo caso sulla moneta, sulla nuova moneta, in base a dei fenomeni che sono abbastanza comprensibili, che però sono mal interpretati.
Allora Giovanni che va dal fruttarolo, perché a Roma si chiama così il fruttarolo, e trova che le 3.000 lire delle pesche giallone sono diventate 3 euro e protesta e si trova in mano una pesca che vale 2.000 lire, e a un certo punto si domanda, ma scusate, perché avete fatto questo? E la spiegazione è molto evidente, molto chiara. Cosa è successo? Che mentre i nostri salari e le nostre pensioni sono state convertite al tasso ufficiale di 1936-27, che era quello che scaturiva dalla fissazione dei pesi e delle conversioni dal Trattato di Maastricht, i commercianti se ne sono infischiati bellamente e hanno cambiato a 1.000, per cui 3.000 lire sono diventati 3 euro. E lo stesso è successo con la signora che voleva comprare le zucchine, che ha trovato la stessa sorpresa. Questo episodio fa capire come è partita il malessere rispetto all'euro, perché la gente si è convinta che tutto dipendesse dal passaggio, dalla transizione dalla lira all'euro. Non è così. E questo mi richiama alla memoria anche un episodio raccontato da uno dei professori universitari anti-euro più noti, che è Alberto Bagnai, che ha scritto un libro contro la Banca Centrale Europea e contro l'euro, in cui però fa capire come si venivano formati i prezzi venivano formati dai fruttaroli, ma anche da alcuni commercianti, sulla base dell'arbitrio, cioè loro semplicemente non esponevano più il prezzo in lire, ma davano direttamente dei prezzi in euro, ovviamente gonfiati a loro favore. Bagnai cosa dice? Bagnai dice che sempre al mercato del trionfale, uno dei fruttaroli, prima di fare il prezzo delle ciliegie, si collegava con un cellulare con Mario Draghi, ovviamente era un sogno, era una cosa irreale, e discuteva con Mario Draghi sull'andamento degli aggregati monetari, di M3, eccetera. Dopodiché al cliente che era davanti e gli chiedeva il prezzo delle ciliegie, diceva: guarda, questo prezzo che tu vedi non te lo posso fare più, lo devo aumentare perché Mario Draghi mi ha spiegato che gli aggregati monetari stanno andando male, quindi ti devo aumentare il prezzo. Allora, questo ovviamente era una provocazione, ma una provocazione per dire che tutte le scuse erano buone per alzare i prezzi al mercato dei mercatini, insomma. Quindi anche tutti questi episodi che riguardano proprio la vita comune, quindi i mercati rionali, eccetera, hanno comportato questo malessere riguardante lo strumento dell'euro. Tanto che mi ricordo che lo stesso uno dei nostri ex presidenti del Consiglio, che poi nel 2011 si è dovuto dimettere, ha cominciato a sostenere che era stato sbagliato il tasso dell'euro, il tasso di conversione tra l'euro e la lira, facendo finta di non sapere che quel tasso di conversione era praticamente il risultato del passaggio dall'ECU all'euro. L'ECU era un'unità di conto in cui erano stati fissati dei pesi per ciascuna moneta, e quindi una volta bloccato a Maastricht, no, il valore di quei pesi, poi quando si è decisi di passare i tassi di conversione non si è potuto fare altro che un calcolo matematico. Questo
non è stato capito, per cui il messaggio che voleva dare questo nostro ex Presidente del Consiglio era che si potesse negoziare il valore, il tasso di conversione dell'euro anche nell'imminenza proprio del passaggio alla circolazione monetaria in euro, cosa impossibile, perché se l'avessimo fatto avremmo aperto il vaso di Pandora e non ci sarebbe stato più l'euro, perché ognuno avrebbe voluto negoziare il tasso di conversione a suo favore. Quindi tutto questo, se lo mettete tutto insieme, vi fa capire quanto è stato difficile far passare questi concetti, che sono così complicati e che, perché richiedono una competenza tecnica che non tutti possono avere. E quindi quando si semplifica il messaggio e diventa un messaggio politico, è facile far manipolare la realtà e far apparire uno strumento come la causa di tutto. In realtà c'erano dietro delle politiche ben precise, quindi con dei nomi e cognomi, che avevano portato poi ad un marco troppo forte, a una lira troppo debole, per cui alla fine nei pesi dell'ECU chiaramente la lira era molto svalutata e il marco era molto forte, quindi non si poteva avere un tasso di cambio troppo diverso da quello che poi abbiamo avuto. Come dicevo, questa distanza tra la realtà e poi la rappresentazione della realtà, che è un po' il leitmotiv di quello che c'è nel libro di Giovanni, l'abbiamo vista recentemente con l'episodio della Grecia. Che cosa è successo con la Grecia? La Grecia è entrata nell'euro con dei dati economici truccati, nel senso che tutta la parte della finanza pubblica non era sicuramente in linea con quello che la Commissione europea avrebbe dovuto pretendere, ma poi in realtà sembrava che i greci fossero riusciti a farla rientrare nei parametri di Maastricht. Quello che è successo è che la Grecia non era preparata proprio come paese, non era assolutamente in grado di reggere l'euro come moneta, perché aveva un'economia troppo fragile, perché era un'economia basata soprattutto sul turismo e su un po' di agricoltura, certamente lontana da economie industriali come la nostra, o come la Germania o la Francia. E non avendo la possibilità di andare avanti, ha cominciato a chiedere prestiti alle banche, soprattutto straniere, i quali, basandosi sul fatto che era stato accordato l'euro alla Grecia, si sono fidate e hanno prestato una quantità di denaro enorme ai greci, alle banche greche. Quando poi queste banche non sono riuscite a rimborsare i prestiti, e allora la bolla è scoppiata e sono stati necessari diversi programmi di aiuto per salvare la Grecia, programmi di aiuto che sono stati di importo notevole, che sono stati 250, anche tra i 250 e i 300 miliardi di euro. Se considerate che i greci sono 11 milioni, insomma, basta una piccola divisione per capire l'importanza di questi programmi. Tutto questo non ha risolto i problemi, per cui si è creata una fascia di povertà in Grecia che ha completamente sconvolto la situazione politica, tant'è vero che Tsipras e Syriza, che era il suo partito, hanno vinto facilmente le elezioni, proprio basando la loro campagna elettorale sui danni che avrebbe provocato l'euro e che aveva provocato fino a quel momento l'euro. Cosa è successo? È successo che quando poi
si è capito che la Grecia non ce l'avrebbe fatta e che Tsipras avrebbe dovuto negoziare un altro piano di aiuti, i nodi sono venuti a pettine, per cui non è stato possibile per Tsipras dimostrare di aver fatto dei progressi nel campo della finanza pubblica o nel campo economico, per cui è diventato estremamente difficile negoziare un piano di aiuti sulla base di quelle premesse. E allora qui si vede la possibilità di cambiare opinione facilmente da parte dei politici rispetto al sentimento comune della gente. Cioè, la gente era stata convinta fino a quel momento che l'euro era il peggiore strumento del mondo, che l'aveva rovinati completamente, però poi Tsipras ha negoziato un programma che era basato proprio sull'euro, perché avendo accettato certe condizioni non poteva che seguire quella strada e mantenere l'euro come moneta della Grecia. L'opinione pubblica l'ha seguito completamente, tant'è vero che adesso lui è ancora in sella e credo che probabilmente vincerà di nuovo le elezioni, proprio per dimostrare la capacità di modificare l'opinione pubblica attraverso dei messaggi magari semplici, però completamente opposti a quelli che pochi mesi prima erano stati lanciati. Allora, ritorniamo un po' al libro di Giovanni, che secondo me vuole dimostrare proprio questo, che la rappresentazione della realtà è un modo per orientare l'opinione pubblica verso delle soluzioni che sono poi più convenienti per i politici. E ritorniamo al racconto di Failuccio e Nino. E questo è molto interessante, quel racconto, perché cosa dice? Failuccio è il contadino un po' ignorante che cerca di discutere con Nino, che è l'amico istruito che viene da Roma, di un manifesto che rappresenta dei dittatori, in cui non c'è invece Mussolini, che avrebbe avuto giustamente posto tra quei dittatori. E Failuccio gli dice: guarda che qui si tratta dell'eterogenesi dei fini. Allora, questo per chi non lo sa, e Failuccio purtroppo non poteva saperlo, è una teoria di Wundt, di uno psicologo tedesco, che spiega fino a un certo punto quell'azione e quella rappresentazione contenuta nel manifesto. E cioè, in qualche modo, le azioni umane, diceva Wundt, raggiungono degli obiettivi che non sono a volte voluti, e quindi vanno al di là di quello che si aspetta l'azione stessa. Se non che Failuccio questo non lo capisce, però capisce una cosa molto, molto chiaramente, che questo linguaggio così complesso, così difficile, è un linguaggio dei politici che cercano di orientare il comportamento degli elettori secondo quello che loro vorrebbero ottenere, cioè i voti. E allora ci riporta al problema della comunicazione e del mito che adesso rappresenta la comunicazione. Cioè, molti sono convinti che il problema politico sia essenzialmente un problema di comunicazione. In realtà non mi pare che sia così, perché se noi ci basiamo
esclusivamente su quello che viene rappresentato, possiamo ottenere a livello di governo dei risultati nel breve periodo, ma se poi i risultati veri, la realtà non conferma quella rappresentazione della realtà, poi alla fine il l'elettorato ci abbandona, per cui non abbiamo risolto nessun problema, abbiamo semplicemente rinviato la soluzione dei problemi più importanti. È una visione di breve periodo che non risolve i problemi veri, e questo l'abbiamo visto non solo in Grecia, ma l'abbiamo sperimentato in Italia. Quante volte l'elettorato ha mollato i suoi capi, l'ha mollato in diverse volte, ma in modo drammatico. Quindi io ringrazio Giovanni per questo libro, perché mi ha fatto riflettere molto su tutti questi problemi, non solo sull'euro, ma anche il modo con cui la politica si rivolge all'elettorato per avere il consenso. Grazie Giovanni. Grazie Augusto. Volevo aggiungere qualche altra cosa. Non è usuale. Nel libro vi sono dei grafici e vi sono delle foto. Il grafico è all'inizio e spiega come un luogo comune può essere trasformato in un'icona oppure un mantra. Poi c'è una prima immagine che rappresenta il cittadino comune confuso, che è praticamente il protagonista vero e proprio del libro. E ci sono due motti in latino: et in urbe ego, sta scritto sotto questa foto, per dire guardate che ci sono anch'io cittadino in mezzo a voi. Si chiude, i nove racconti si chiudono con un'altra frase latina: ubi consistant, dove mi ritroverò. È la frase che il mio professore di diritto penale Aldo Moro ci rivolgeva ogni volta che ci faceva delle lezioni, ed è fondamentale perché spiega dove andremo a finire. Ognuno di noi deve avere la forza e il coraggio di porsi questa domanda: dove finisce? Il protagonista, il cittadino qualsiasi, se l'è posta, e tutto il suo percorso è accompagnato anche da altre immagini. Ci sta una piccola immagine di Ponte Milvio con i lucchetti, ma è piccolina. Poi ce n'è un'altra più grande, che è praticamente quella della lampada di Aladino, anzi della lampada di Aladino, che è posta prima dell'inizio del racconto dell'euro, tutta colpa dell'euro. Le immagini sono tutte metafore. Sta lì quella lampada di Aladino per dire quello che c'è dopo, è come la lampada da seguire, il punto, praticamente ciò che non bisogna abbandonare. Ponte Milvio poi ce n'è un'altra presa in un modo diverso, e dove ci si racconta il racconto che io ho fatto è più sofferto, ed è praticamente il ponte delle grandi trasformazioni storicamente, e quindi l'ho ripresa in un modo diverso, lo ritroverete là. Poi ci sta qualche altra cosa, c'è l'immagine della porta sul cammino della seta,
che iniziava a Petra. Petra anticamente era il punto d'incontro delle carovane che dall'Europa imboccavano la via della seta. Questo per dire che, come vi accennavo prima, e c'è un bellissimo teatro ancora romanico, c'è un grande mercato e tutta la confusione. Nel racconto che si riferisce, nonostante tutta la confusione, se dici, se dici parole di verità, qualcuno lo troverai che ti ascolterà e sarà la via che ti porterà poi verso il futuro. Poi, quando c'è, prima del, subito dopo Ubiquitistamp, dove mi ritroverò, c'è la foto della, della Lira Vedova che sta in piazza Rieti. Allora ognuno si potrà fare, si pone questa domanda: devo rimanere a piangere ai piedi di questa Lira Vedova oppure no? Guarda caso, proprio sul Corriere della Sera di ieri un giornalista si poneva la stessa domanda. Dice, cosa direste ai vostri figli dell'euro senza euro? Punto interrogativo. Alla fine, l'ultima foto, c'è una foto di una pianta che regge le sue radici molto forti nonostante la piena del Tevere. Questo significa che, dopo tutto, nella nostra umanità è fatta di piccole cose e tutte le, come dire, le debolezze che il protagonista ha incontrato lungo, lungo il suo percorso, le coraggiose prese di coscienza delle proprie responsabilità, che è quello che avviene in quel racconto di Ponte Milagro e Iapigia, e poi c'è la comprensione dell'altro, e questo è quello che conta, ed è una grande, un grande misericordia reciproca. Questo è tutto. Allora, che vi devo dire? Grazie di averci ascoltati, grazie per averci ascoltato. Allora, ringrazio tutti i relatori e Giovanni in particolar modo per averci fatto, dato l'occasione di essere qui insieme. E mi comunicavano che ora c'è un piccolo buffet per cui potremo stare un po' insieme col nostro autore prima di salutarci. Grazie di essere qui.